All'interno le autorità che celebravano la festa del Corpo di Polizia Penitenziaria, all'esterno della casa circondariale di Ariano i picchetti dei sindacati e gli agenti incatenati per chiedere maggiori diritti sul lavoro. I problemi sono sempre gli stessi, noi li stiamo denunciando da anni, c'è stata ovviamente una manifestazione a livello locale, poi ci sarà una manifestazione il 12 giugno a Napoli davanti al provveditore regionale. Mancanza di uniformi, mancanza di personale, turni di servizio oltre le 6 ore e c'è anche difficoltà per mandare in ferie il personale. Tutti i giorni subiamo aggressioni da parte dei detenuti, un'amministrazione assente che ovviamente non si preoccupa dei problemi di chi lavora, dei lavoratori, dei poliziotti penitenziari. Perché Ariano poi in più contestiamo una cattiva gestione del personale, un'assenza completa di relazioni sindacali. Per ripristinare la minima normativa abbiamo dovuto ricorrere alla Commissione Arbitrale di Napoli, organismo superiore di garanzia, e ancora oggi, nonostante precise prescrizioni, si tergiversa, si temporeggia, ma non decolla un'organizzazione del lavoro come noi la intendiamo, col decentramento dei servizi. Goccia che ha fatto traboccare anche il vaso forse è stata l'iniziativa della direzione di attribuire il piano ferie attraverso un sorteggio. Dal canto suo il direttore del carcere respinge al mittente le accuse di scarsa comunicazione e lamenta troppi agenti scesi in politica e quindi in congedo. In realtà i problemi ci sono, parte delle loro rivendicazioni sono corrette. Si figuri che ad Ariano rispetto all'anno scorso ci sono 25 unità in meno e di queste 25... 10 sono mancati all'improvviso, sconvolgendo completamente tutti i servizi già fatti per il semplice motivo che si sono presentati alle elezioni e, come voi sapete, i poliziotti che si presentano alle elezioni anche in comuni piccoli hanno diritto a un mese di ferie, un mese di congedo. Quindi questo ci ha messo veramente a dura prova e fare i servizi, come ho anche detto davanti al procuratore, è veramente molto difficile. Quindi, che dire, parte delle loro rivendicazioni sono anche le mie,